Numero 5. Adesione all'iniziativa della Commissione europea per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica, patto dei sindaci. È un argomento a cui ho delegato il consigliere Marco Bocchicchio, che ringrazio fin da ora per aver partecipato alle riunioni che hanno portato a questa cosa. Quindi passo la Niente, parola. la spiego molto brevemente, ci sono delle domande volentieri. Praticamente è un'iniziativa che ha adottato l'Unione Europea nel 2007 che intende ridurre entro il 2020 del 20% le emissioni di anidride carbonica all'interno dell'Unione Europea e vuol farlo partendo praticamente dai comuni, da qui appunto anche il nome del patto dei sindaci. Quello che abbiamo fatto è con ognuno dei comuni di fare un progetto tramite una società con cui ci hanno dato 38.000 euro circa per realizzare il progetto all'interno di ognuno dei comuni. Dico chiaro fin da ora che non si faranno chissà quali interventi, anche perché penso che sia facile per tutti voi immaginare che con 38.000 euro diffusi sull'ognuno dei comuni non si possano costruire chissà cosa o comprare chissà quali macchinari. L'iniziativa sarà più di scopo informativo, trovare delle iniziative che possono incentivare la popolazione ad attuare delle iniziative che inquinino di meno, che possono essere per esempio l'installazione di pannelli fotovoltaici per ridurre le emissioni di anidride carbonica con la produzione di energia elettrica, piuttosto che l'acquisto di veicoli a bassa emissione, piuttosto che altre forme di questo tipo qui. Il tutto praticamente è questo. Non so se ci sono qualche domanda, se c'è qualche. L'unica cosa che diciamo che tutto lo studio viene finanziato per intero dal contributo, visto che l'Unione gode di questo contributo e quindi sostanzialmente per noi, cioè sostanzialmente è a costo zero. E siccome l'Unione a cui abbiamo aderito aveva già attivato questo patto dei sindaci, era illogico non andare in questa direzione, anche perché ormai si sa che si sta cercando di rimarcare una certa sensibilità verso il territorio, verso la conservazione, verso le emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera e tutto l'inquinamento che comunque viene avanti. Verrà infatti realizzato da questo dito un progetto che è il migliore prossimo, verrà quindi studiato quelle che sono le tipologie di emissioni nel nostro paese, come poterle ridurre e quant'altro. Vorrei sapere come sono partito con 300 metri e pare che stia facendo 300 metri. Sostanzialmente è questo. Ci sono delle. Vi faremo conoscere poi tutto il progetto, esatto. Ci sono integrazioni, domande? Pongo in votazione. Favorevoli?